io volevo veramente ringraziare tutti quanti, ma in particolare i relatori che ci sono stati oggi, perché è uno dei pochi posti dove ho sentito parlare di valori e non di profitto, di persone e non di consumatori, dove ho sentito parlare di, insomma, di umanità. In un mondo dove ormai il profitto sembra l'unica cosa, si parla dello spread finanziario, si parla di denaro, 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 di crescita, quando invece la crescita non è quella economica, la crescita è la nostra, personale. E adesso passiamo da un parco per le energie rinnovabili, quindi una comunità piccola, a una possibilità più ampia. E ce ne parlerà Ellen Berman del movimento di Transition Town. Ellen Berman, doppia nazionalità italo-tedesca, quindi ha già avuto esperienze con culture diverse, ha una laurea in scienze geologiche e le ha permesso di allargare la propria finestra temporale e spaziale e innamorarsi profondamente del pianeta Terra. Ci parlerà di questo suo esperimento, di cui lei fa parte come rappresentante italiana di un movimento più ampio, Transition Italia, Ellen Berman. Buonasera a tutti. Ecco, io ho nutrito la passione per tematiche ambientali sin da quando ero piccola, interessandomi di natura, di ambiente, di ecologia. E ho avuto anche il privilegio di poter poi alla fine trasformare questa mia passione in un lavoro, occupandomi di sviluppo sostenibile, responsabilità sociale d'impresa, eccetera, eccetera. Finché, a un certo momento, ho capito di non aver capito nulla. Oibò! Che grande introspezione. E questo quando è che è successo? È successo dopo 10 anni appunto di impegno professionale, appunto in cui mi sono accorta che io forse sbagliavo approccio, che sbagliavo punto di vista, sbagliavo il mio modo di vedere. Questo me ne sono accorta quando ho iniziato a interessarmi di permacultura e tramite la permacultura sono venuta per l'appunto a conoscenza del movimento delle città in transizione. E cos'è che mi ha così affascinato? Cos'è che era così diverso? Era appunto il fatto che non era tanto l'obiettivo che diventava importante quanto il percorso, cosa che io avevo totalmente ignorato e trascurato. Oggi, siccome la tematica, vi assicuro, è veramente molto ampia, io ho scelto proprio di focalizzarla su una parte che forse anche come donna mi sta particolarmente a cuore. Ed è proprio quello che riguarda più il nostro mondo interiore e quanto la psicologia del cambiamento in effetti incide in tutto quello che è il nostro futuro. Quindi transizione. Transizione, come già dice il termine, non è un punto di arrivo ma un percorso che ci punta, porta magari da un punto A a un punto B, un passaggio da uno stato a una situazione diversa, appunto un percorso. Ed è questo il viaggio che oggi vorrei proporre di fare insieme stasera. E cos'ha di particolare l'approccio delle città in transizione? E soprattutto l'approccio di tipo olistico che vediamo, in cui da una parte sì, ci rendiamo conto quanto sia importante comprendere, usare tutte le nostre capacità cognitive, la nostra mente, il nostro cervello, però che non basta, bisogna andare più in fondo, bisogna andare in questa parte di noi, perché non siamo fatti solo di testa, ma innanzitutto anche di cuore, di pancia, e di vedere cosa in questa sfera in qualche modo ci influisce. Cos'è al cuore, in che modo, per dire, sia a livello individuale che a livello collettivo, veniamo condizionati in quello che sono anche le nostre aspirazioni, le nostre paure e i nostri desideri. Una volta integrati questi due aspetti, poi infine possiamo agire, quindi le mani della transizione, quindi in che modo poi attuiamo. Però capite bene che se io non riesco a integrare questi tre elementi che hanno ognuno la sua importanza, per dire, il mio percorso rischia di rimanere comunque storpio. Come ogni viaggio che si rispetta ha un inizio, e questo nostro inizio ha proprio
origine da quello che sta succedendo. Tante cose oggi le abbiamo già viste durante la conferenza, durante gli interventi che sono stati fatti. Quindi è solamente una carrellata che cerca di unire i punti che sono più importanti. Si parla tanto di cambiamento climatico, di quanto gli effetti possono avere una diretta influenza anche solamente sulla nostra sopravvivenza come specie, sul nostro futuro, e soprattutto pregiudicando le possibilità che noi possiamo anche avere dal punto di vista alimentare, in quanto un ambiente totalmente cambiato dal punto di vista climatico, vi rendete conto che può stravolgere totalmente anche il regime di produzione delle nostre terre. Unito al discorso del picco del petrolio, abbiamo già sentito stamattina una esaustiva presentazione, voglio ancora ribadire quello che è la magia di questa sostanza, magia perché ha offerto un'energia talmente concentrata che non c'è stata pari nella storia umana, una magia che ha permesso tutta la complessità alla quale noi siamo abituati della nostra società, di poterci anche differenziare a livello anche di passioni, di impieghi, eccetera, eccetera, di poter permettere che tutti noi possiamo essere qui oggi, di poter viaggiare e anche di poterci permettere tutti i gadget ai quali noi siamo abituati. Però questa energia, cioè, siamo riusciti a sprecarla in poco più di 100 anni. Spesso volentieri per cose alquanto dubitevoli e inutili. E non finisce qui, anche tutto quello che sono risorse a senso lato, quindi tutto quello che ci serve per vivere e soprattutto che sta alla base del nostro sistema di supporto alla vita, che stiamo esaurendo. Pensiamo solamente a quello che ormai è l'esaurimento dei nostri suoli, l'acqua, quella buona da bere, piuttosto che ogni giorno che noi perdiamo importantissime specie sul nostro pianeta che non rivedremo mai più, unito al fatto che anche tantissime risorse che servono anche a tutta la nostra tecnologia alla quale tanto teniamo, man mano diventano irrecuperabili e non possono essere più utilizzate. Un elemento solamente, per esempio il rame. Questo è un tema che poi è sulla bocca un po' di tutti, soprattutto negli ultimi tempi, ma anche io direi da qualche anno a questa parte, che appunto assistiamo a come questo nostro sistema, soprattutto dal punto di vista anche economico e finanziario, sta venendo meno. Questo sistema non riesce più a sorreggersi, perché è stato costruito su delle assunzioni totalmente errate, oserei dire fraudolenti. Quindi oggi, quando abbiamo sentito parlare di gamba di legno e della cosiddetta banda Bassotti, si riferisce proprio a questo. Un sistema, soprattutto monetario, che è basato non più su una sovranità che appartiene a noi come persona, a noi come popoli, ma in mano di poche persone che fanno riferimento a una elite che governa chiaramente il mondo. Questo sistema monetario oltretutto rischia di essere il principale movente che potrebbe trascinare con sé nel crollo tutto il resto. L'iniquità, un mondo iniquo che è stato creato proprio anche a funzione per poter sorreggere gli stessi presupposti che vengono permessi, perché un mondo iniquo chiaramente non serve a noi come persone, ma serve a chi, per dire, ha creato questo sistema, con una forbice che si sta allargando man mano sempre di più, sta sempre diventando più grande e ci sono sempre meno persone che posseggono gran parte della ricchezza mondiale, mentre gran parte delle persone vengono totalmente escluse da questo. E può un mondo iniquo essere sostenibile? Probabilmente la nostra risposta non può essere altro che no. C'è poi una cosa di cui spesso facciamo anche molta fatica a renderci conto, e di quanto in questo sistema totalmente al di fuori di qualsiasi processo naturale, quanto questa accelerazione data da una funzione esponenziale stia proprio impennandosi negli ultimi momenti. Perché questo è importante? Perché, per dire, dà proprio l'idea
di perché noi in effetti, malgrado per dire siamo tutti più o meno qui dentro consapevoli, però comunque a volte sembra che per dire non ce ne rendiamo conto appieno, perché se ci fosse così per dire noi, l'accelerazione anche nelle azioni sarebbe molto più forte. Quindi il più grande problema di noi umani, come dice anche il professor Bartlett, è la mancata comprensione della funzione esponenziale, che proprio ha tendenza a accelerare proprio negli ultimissimi momenti. Su questo però devo dire che almeno c'è una notizia buona, e questa notizia buona è che nello stesso tasso di distruzione al quale noi assistiamo, però dall'altra parte vediamo emergere le persone. Emergono sempre più gruppi che si danno da fare e che si moltiplicano. Per cui per dire questo, per dire quasi sembra che le due dinamiche vadano un po' a braccetto. Da una parte una distruzione che si pronuncia sempre di più, dall'altra parte le possibilità che vengono create, delle persone che si mobilitano. Cos'è quindi l'approccio della transizione? Transizione che nasce poi anche lì da persone, da storie alla fine. Poche persone, iniziato innanzitutto in Inghilterra, nella cittadina di Totnes, da una persona che si chiama Rob Hopkins, un permacultore, che non è che se l'è inventato a tavolino, semplicemente è una persona che ha iniziato a fare. Ha iniziato a fare soprattutto cercando di mobilitare le persone dal basso. È un movimento che cerca di ridare potere alle persone, di farle rendere conto delle possibilità che loro possono avere e di quanto, se agisci a scala locale, in effetti le cose inizi a cambiarle. Quindi è una scala probabilmente quella più accessibile, che va oltre la sfera individuale, che naturalmente ha la sua importanza, ma non basta. Ma per dire va anche oltre e non va a scala, diciamo, troppo grande, dove in effetti noi tutti ci sentiamo troppo impotenti. Un concetto molto importante che propone la transizione è il concetto di resilienza. Resilienza che viene tanto utilizzato anche in varie discipline. Parliamo di biologia, di fisica, di scienze meccaniche, che è proprio la capacità di un sistema di poter far fronte a dei shock e dei cambiamenti e continuare a funzionare. Ma io mi chiedo, un tale concetto si riesce a esprimere anche in confronti di sistemi sociali? Ed è proprio questo che sta cercando di applicare la transizione nel proprio approccio. E in tutto ciò vede delle possibilità innanzitutto di una necessaria rilocalizzazione. Questo proprio dato per fattori energetici, che probabilmente non saremo più in grado di spostare delle merci per migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Quindi creare dei sistemi modulari, più locali, questo badate bene che non significa escludere altri livelli più ampi. L'efficienza energetica, includendo sia delle soluzioni high tech ma anche di low tech, la semplicità nelle soluzioni che spesso e volentieri sono quelle alla fine più efficaci, in modo da poter investire in effetti le energie fossili che ancora ci rimangono a disposizione per creare quei sistemi di supporto alle nostre società e alla nostra vita futura che effettivamente possono servire. La riqualificazione. Il grande privilegio di poter riapprendere dei mestieri magari dimenticati, trascurati, magari delle competenze che potrebbero esserci ben utili in un futuro, ma non solamente delle competenze di tipo tecnico, anche di competenze di tipo sociale, in che modo noi possiamo di nuovo riapprendere a interagire gli uni con gli altri. La moneta locale, quindi in che modo noi possiamo costituire un sistema, chiamiamolo di backup, no? Quando eventualmente, e non manca tanto a mio avviso, il sistema monetario globale collasserà su se stesso, che ci siano dei sistemi alternativi che possono fungere da lubrificante nei nostri scambi, quindi, e che abbiano chiaramente un altro presupposto che si basa sull'equità. E soprattutto, io dico sempre, in questi momenti di grandissima incertezza, a mio avviso il più grande investimento che tutti noi possiamo fare è investire nelle relazioni, creare reti, condividere,
proprio per superare questa frammentazione a cui la nostra società ci ha abituati. Transizione non offre risposte, propone tanti interrogativi e soprattutto offre ingredienti di metodo, di approccio, di pensiero, che poi possono essere utilizzati dalle persone al loro livello, nelle loro comunità, per fare e produrre il cambiamento. Però qui la mia domanda chiave, ma se sappiamo tutto questo, cosa ci blocca nel cambiamento? Cos'è che non ci fa avanzare? Cos'è? È qualcosa che sta fuori o è qualcosa che sta dentro di noi? Su questo vorrei in qualche modo indirizzarvi su un modo di approcciarsi che in effetti vede un collegamento tra il tipo di società che noi abbiamo creato, istituzioni che abbiamo messo in posto e per dire anche dei modelli di vita che noi proponiamo al nostro modello interiore, badate bene, sia a livello individuale che a livello collettivo, quindi la nostra psicologia, quindi in che modo noi ci percepiamo, chi siamo noi, siamo delle persone, come abbiamo detto, oppure siamo dei ruoli, chi siamo. E quindi queste due realtà sono così intimamente legate, per cui sarà molto molto difficile poter costruire un sistema esterno che possa reggersi se non allo stesso modo siamo capaci di rivoluzionare anche il nostro sistema che abbiamo dentro. Ripeto, sia a livello individuale ma anche e soprattutto a livello collettivo. Una parte sulla quale possiamo agire, per esempio, sul nostro immaginario collettivo e soprattutto chiederci, ma il nostro immaginario collettivo, su come ci immaginiamo anche solamente il futuro, com'è che è stato creato? Sono stati forse i film che abbiamo visto che ci davano un certo tipo di immagine? È stato forse vedere l'influenza mediatica a cui tutti noi abbiamo in qualche modo assistito, che ci hanno fatto vedere un futuro in un certo modo e non in un altro? In che modo noi, per creare un mondo esterno diverso, possiamo raccontarci e condividere delle altre storie e degli altri miti? Questo è il grosso interrogativo. E soprattutto anche chiederci, ma tutti noi che qua, infatti, noi desideriamo così tanto avere una società, un mondo diverso, ma in qualche modo dobbiamo anche lì renderci conto che almeno un piede, se non entrambi, l'abbiamo immancabilmente intrappolato nel sistema attuale. Siamo dipendenti da questa società, siamo dipendenti. E quindi una volta che ti rendi conto questo, cioè dalla dipendenza si può anche uscire. Per cui però il primo passo anche lì è rendersene conto, essere consapevoli, per poi poter entrare in questo circolo che poi man mano ci aiuta ad uscirne. Però siamo dipendenti da questo sistema, cioè tutti noi, ahimè, abbiamo ancora bisogno di guadagnare almeno quella parte di euro che ci permette anche solamente pagare le nostre utenze, piuttosto che pagare il fisco. Quindi la nostra forte dipendenza è tutto ciò. Il nostro senso di impotenza. Senso di impotenza che il sistema ha ben voluto e continua nuovamente a raccontarci costantemente questa storia, che noi siamo piccoli, siamo impotenti, non possiamo fare nulla da solo, abbiamo bisogno dei leader, quindi viviamo in questa perenne illusione di avere la necessità dei leader, che poi queste persone, quello più a sinistra è già cambiato. Gli altri sono semplicemente dei burattini messi lì e durano fino al tempo che devono durare. Proprio dire, il problema non sono loro, siamo noi che continuiamo a ricercare in questa mania frenetica di aver bisogno di qualcun altro che ci guidi dall'esterno. Non sono loro il problema, siamo noi. Altra cosa che vorrei condividere, segue un po' il modello che propone la dottoressa svizzera Kübler-Ross, la mancata accettazione della fine.
La nostra società, la nostra cultura demonizza tutto quello che è legato con morte, con fine. Sembrano tutti dei termini tabù che non dobbiamo usare. Nella natura, invece, la morte, la fine, fa parte della vita, è parte integrante. Quindi, noi abbiamo una paura fottuta del venir meno del sistema, perché è l'unico al quale al momento noi siamo abituati. Abbiamo paura di questo vuoto. Quindi, per dire, in qualche modo, da una parte, è quasi una sorta di schizofrenia. Da una parte vorremmo fare qualcosa, cambiare. Dall'altra parte dice, no, aspetta, il crollo, non così velocemente che non sono pronto. Quindi abbiamo una paura anche per dire, ed è una reazione umana, il fatto che anche delle persone a cui diciamo, hai sentito quello che succede? Che reazione c'è? Negano. No, 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 non mi raccontare. Oppure dicono, cavoli, inizio a arrabbiarmi, piuttosto, e poi inizio ad andare nella fase di depressione. Vabbè, ormai non c'è più niente da fare. Quindi capire queste dinamiche all'interno di noi stessi, ma anche all'interno di altri con i quali parliamo e cerchiamo così in qualche modo di sensibilizzarli. Quando capiamo questo, riusciamo per dire a dare magari un supporto totalmente diverso, perché ti rendi conto nello stato psicologico nel quale noi come persone appunto ci troviamo. Quindi, come possiamo quindi aiutare anche una nostra transizione di tipo interiore? Innanzitutto riscrivendo e cambiando i nostri miti. Quindi sì, quando noi pensiamo, ok, questa è la curva del petrolio, abbiamo adesso la decrescita, tutti i termini che in qualche modo ci richiamano dei concetti di tipo negativi, di rinuncia, di qualcosa che viene a meno. Ma se invece provassimo a invertire, a capovolgere questa curva, per esempio, e la interpretiamo come una sfitica palude, buia, schifosa, e quindi per dire il nostro cambiamento non è più una decrescita, una discesa o venir meno, ma un'immersione, è una evoluzione. Forse anche una rinascita, chissà. E non aver paura delle nostre paure. Perché? Per dire, a volte per dire, noi siamo terrorizzati delle nostre paure, no? Mentre per dire, il fatto, è un po' un'interpretazione di tipo junghiana, oserei dire, il fatto è che noi guardiamo in faccia a quello che ci spaventa, allo shock. Quindi non lo blocchiamo, perché nel momento in cui lo accogliamo, già in questo momento, in questo modo, riusciamo a dare trasformazione. E questa trasformazione ci prepara, ci rende pronti per un'incredibile avventura che ci aspetta. Secondo me sono tempi di incertezza che però hanno la loro grandissima magia, una grandissima magia di trasformazione, di fare altro. E questo lo possiamo fare finalmente trovando il modo anche di riconnetterci con quello che noi consideriamo l'ambiente, tutto quello che sta al di fuori, mentre non capiamo quanto in effetti siamo tutti interconnessi, come anche le persone, l'uomo, l'umanità, faccia parte di un tutt'uno molto più ampio. Riconnetterci gli uni con gli altri, parlarci, guardarci in faccia, toccarci con le mani. E capire tutta la dinamica, il panorama o la mappa sulla quale noi possiamo agire. Quindi la nostra parte individuale unita alla parte collettiva, la parte esteriore del fare, dell'agire, però nell'essere, nel cambiare anche profondamente a livello dei nostri sistemi di valore. E soprattutto lasciare andare. Lasciare andare, curare il percorso e slegarci anche dai risultati, che siano positivi o negativi. Pensiamo sempre, quando noi siamo troppo legati ai risultati, c'è sempre questo nostro piccolo grande ego che gioca, che da una parte ci fa sentire contenti di quello che abbiamo prodotto, dall'altra parte depressi su quello che non siamo riusciti a fare. Mentre spesso volentieri quello che succede è una tale gioco, interazione di vari dinamiche, di vari flussi, per cui per dire noi siamo parte di una sorta di danza, in cui tutti noi in qualche modo possiamo anche definirci, io amo tantissimo questa espressione, come dei nodi temporanei in un universo di flusso. Pensate che magia.
Quindi, concludendo, i pensieri base del modello transizionale, i cambiamenti stanno venendo, ce li abbiamo qua. Quello che possiamo fare è riprogettarci o pedire accettarli passivamente. Abbiamo perso la resilienza? Dobbiamo porci soprattutto le domande e curare il percorso, creare il humus fertile, lo spazio in cui le persone possono trovare la loro libertà e responsabilità di agire. Quindi dando anche fiducia alle persone che entreranno in questo processo. E magia, sprigionando il genio collettivo della comunità, possiamo progettare veramente dei modi più sostenibili e più connessi di quelli attuali. E quando qualcuno ci dice no, ma adesso dobbiamo aspettare il leader, ancora no, siamo noi le persone che stavamo aspettando, non ci sono altre. C'è quindi questa promessa nascosta della nostra era oscura, di tante incertezze, che però ci dà la possibilità di riscoprire le nostre saggezze collettive, la nostra forza, le nostre possibilità e soprattutto anche la bellezza di un mondo che abbiamo. E su quest'ultima, cioè, siccome nella nostra società noi siamo così tanto abituati soprattutto a parlare, che forse prestiamo sempre meno attenzione al valore dell'ascoltare e del silenzio. E quindi io adesso vi inviterei a un momento di silenzio collettivo in cui proviamo semplicemente a fare il vuoto anche nelle nostre teste, ascoltare dentro di noi il suono della terra che piange. Grazie. Ellen Berman.